tutti in questo nuovo video, io sono Sahar e oggi sono qui con delle piccole novità che ho acquistato ieri e che ero veramente veramente ansiosa di provare con voi. Quindi, siccome il tempo stringe, non so nemmeno come sto parlando, io direi di iniziare subitissimo col dirvi quali sono i prodotti che ho qui appunto da provare con voi. Sono 5 e ho dimenticato di prendere lo scontrino. Ok, rieccomi con lo scontrino di acqua e sapone tra le mani e quindi iniziamo subito perché voglio anche dirvi il costo totale di questo piccolo acquisto. Allora, il Rimmel Eyeliner Exaggerate, questo è un eyeliner waterproof appunto della Rimmel. Io avevo necessità di un nuovo eyeliner perché il mio sta finendo e sapete è quello di Essence, e ieri mentre ero appunto da questo sapone ne ho provati alcuni per vedere un po' il tratto. C'erano alcuni che erano molto acquosi e secondo me non sarebbero andati bene per me, visto che ho tendenzialmente la palpebra oleosa, quindi si sarebbero sciolti troppo, motivo per cui ho deciso di prenderne addirittura uno waterproof, perché siccome si sta avvicinando l'estate e la mia palpebra diventa veramente molto oleosa o comunque sudo eccetera eccetera, ho deciso di prenderlo waterproof proprio per questo motivo qui. Costa 9 euro da acqua e sapone, però c'era lo sconto del 25% e l'ho pagato praticamente 6,75 euro. Poi abbiamo sempre della Rimmel, ho preso 4 prodotti di Rimmel, ok, ero in carenza di prodotti Rimmel comunque, e ho preso il Provocalypse 550, questa tinta labbra, questo rossetto liquido nella colorazione appunto 550, se non mi sbaglio. Sì, Play With Me si dovrebbe chiamare. No, Play With Fire, ed è un rosso bellissimo. Volevo provare queste tinte labbra, questi rossetti liquidi, perché ne ho veramente sentito parlare tantissimo bene. Inoltre una mia collega ne ha uno che è la tonalità un po' più chiara, la tonalità prima di questo, è veramente, raga, dura tantissimo, trovo a volte difficoltà quando la provo, quando uso la sua, trovo a volte difficoltà addirittura a struccarmi. Questa è 8 euro da questo sapone, ma appunto c'era il 25% di sconto e l'ho pagata 6 euro. Poi ho preso un prodotto L'Oreal ed è il nuovo correttore della linea Infaillible. Perché l'ho preso? Intanto perché avevo bisogno di un nuovo correttore, perché il mio della Fit Me lo sto finendo, tra l'altro sto utilizzando il fondotinta come correttore, quello di Makeup Revolution, e ho detto no, vabbè, io ho bisogno di un correttore, che sto cercando inutilmente di aprire, ma appunto è un tentativo totalmente inutile. Ma niente, era proprio zero, non lo riesco ad aprire, manco per sbaglio. Va bene, l'ho aperto, ok, facciamo finta di sì, attaccato tutti gli scotch qua sulla scrivania, non si toglieranno mai più, e l'ho preso nella tonalità 325 biscotto, cioè biscotto, e io lo dico biscotto. Questo qui è 8 euro e siccome ho sentito parlare strabene del fondotinta, e io il fondotinta non ce l'ho e ieri non l'ho nemmeno preso perché sto cercando di smaltire prima tutti i miei fondi, ho detto provo il loro correttore, non posso non provarlo. Poi ho preso della Rimmel il Natural Bronzer
Waterproof Bronzing Powder nella tonalità 026 Sun Kissed, ossia baciato dal sole. E io spero vivamente che questa terra, questo bronzer in realtà, perché è proprio un bronzer, si possa adattare alla mia pelle. Lo dico perché io in estate divento veramente molto scura. Questo è comunque già un po' abbronzato, io sono ancora più chiara di così, però mi basta veramente avvicinarmi al sole, prendere giusto un po' di sole e mi abbronzo. E infine l'ultimo prodottino, sempre della linea, non vi ho detto il prezzo, questa qui costa 8 euro, ma siccome appunto c'è lo sconto del 25% io l'ho pagata 6 euro. E poi ho preso la cipria, sempre della linea Rimmel, questa Stay Matte Powder Mattifying. Questo permette praticamente di essere straopaca, di durare più di 9 ore, e questo lo vedremo. È leggera. Ora, voi sapete che io do moltissimo peso alle ciprie, perché avendo la pelle grassa io senza ciprie non riesco a vivere, non possono fare tutti i tipi di fondotinta autosettanti che esistono nel mondo, ma a me senza cipria non convincono. Siccome diciamo che ero indecisa se prendere o questa o quella traslucida, però io di questa comunque ho sentito qualche recensione online, invece di quella traslucida non ho sentito niente, quindi ero un poco più alla cieca e non sapevo effettivamente se prenderla o meno, anche perché raga sono soldi miei, quindi voglio comprare qualcosa che però sono sicura che duri e che funzioni. Questa era 6 euro e io l'ho pagata 4,50 euro, quindi ho approfittato diciamo un po' degli sconti della Rimmel e ho preso quattro cosine che secondo me mi sarebbero potute servire, tra cui appunto questo rossetto, questa tinta labbra di questo rosso, perché mi sono resa conto che ho pochissimi rossi. Ok, bando alle ciance, io direi di iniziare subitissimo, perché davvero voglio provare tutto con voi. Quindi io direi, velocizzo rapidamente la base, ve la faccio comunque vedere, vi faccio vedere anche i prodotti che utilizzo, però la velocizzo un casino e vi faccio proprio vedere, mi concentro esattamente su questi prodottini. Steso il fondo, quindi adesso passiamo al correttore. Ok, lo scolino è bello grande, vado a picchiettarlo così. Ne metto inizialmente poco perché non so effettivamente il grado di copertura di questo correttore, quindi non voglio diciamo poi esagerare. Il correttore noto che va tantissimo nelle pieghette, ha una consistenza molto corposa, è molto corposo, quindi io adesso direi di settarlo subito, perché veramente va nelle pieghe tempo niente e voglio diciamo evitare questa cosa perché non è piacevolissima. Quindi lo setto. E faccio anche un leggero soft baking.
in modo da vedere un po' anche la cipria come si comporta. Come avete potuto vedere, ho applicato la cipria soltanto nella zona del contorno occhi e nella zona T, e poi vabbè, in questa zona qui, che è la mia zona dove il fondotinta si mette prevalentemente nelle pieghette. Perché l'ho applicata solo qui? Perché, come vedete, è quella, cioè è abbastanza chiara ovviamente la cipria, e quindi la sono andata ad applicare dopo ho applicato il correttore, perché sono le zone più chiare. Per il resto del viso purtroppo non posso andare ad utilizzare la stessa cipria, poiché ne uso un'altra, che in realtà è un trio di polveri della Freedom Bronzed Professional, che è diciamo un brand rivenduto da Makeup Revolution, e praticamente questo trio di colori è perfettamente il mio colore della base, quindi ogni volta scusatemi, faccio un soft baking appunto leggero comunque, perché poi ci vado ad applicare sopra l'altra cipria, però faccio un soft baking con una cipria che è un po' più chiara e successivamente passo a questo trio per il resto del viso. Questo perché ancora non mi sono trovata a scegliere un'altra cipria per tutto il viso. È arrivato il momento del bronzer per andare a scaldare un attimo il nostro viso. Questo qui, io ho preso la variante opaca perché avevo visto che c'era anche la variante con dei brillantini, e onestamente io non sono una fan dei brillantini in faccia, a meno che non siano degli illuminanti, però per una terra a me personalmente non piace, anche se comunque il colore era abbastanza carino. E io ho scelto la numero 026 Sunkissed perché la tonalità, c'era una tonalità che era molto più adatta al mio incarnato, però era troppo arancione, e veramente raga, era veramente troppo arancione. Ho detto no, non ce la faccio proprio io ad utilizzare questo bronzer, anche perché io non sono una tipa da bronzer, sono più una tipa da contour, e quindi per me già avere un bronzer che scalda oltre che scolpisce è tantissimo. Più me lo riproponete con i brillantini e aranciato, per me non va bene. È molto polveroso, cioè questa macchina che vedete più scura è l'eccesso di prodotto che ho tolto dal pennello, e onestamente non me lo aspettavo così polveroso perché la cipria non è così polverosa. Però vabbè, speriamo in bene. Allora, diciamo che non è molto pigmentata come polvere, però fortunatamente sto notando che è abbastanza stratificabile, quindi si stratifica bene, non crea macchie, e andandola a sfumare diciamo che la situazione migliora un po'. Non lo so raga, io sarà che sono abituata a terre o bronzer più pigmentati, però cioè comunque ok, cioè dà anche un leggero effetto glowing, che non so perché esattamente, visto che è opaca, e non credo nemmeno che questa cosa mi piaccia particolarmente, perché comunque se prendo una cipria opaca, cioè una terra opaca, una polvere in generale opaca, non mi aspetto che mi faccia un effetto glowing. Quindi insomma non so nemmeno se questa cosa mi garbi, però faccio anche l'altro lato e torno. Bene, ho fissato, andando applicato un blush, ho fissato le polveri
in modo che si amalgamassero insieme. Poi sono andata a mettere l'illuminante e ho utilizzato la mini size di Bloom di Make Up Revolution Crested Highlighter, e che è di questo rosa molto molto carino. Voi sapete che io amo esagerare con l'illuminante, non è una novità. Ma adesso è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Per me non è una sorpresa lo scovolino, non è una sorpresa il tratto, non è una sorpresa nulla su questo eyeliner, perché ovviamente avendolo comunque comprato in un negozio fisico, dal test ho potuto vedere lo scovolino, ho potuto vedere un po' il tratto, ho potuto vedere determinate cose che mi hanno permesso appunto di acquistarlo. Fortunatamente per gli eyeliner io sono una persona in generale che preferisce acquistarli in un negozio fisico, proprio perché non ama gli eyeliner troppo acquosi, non ama le punte in feltro, non ama le punte troppo lunghe, insomma tante cose. Questo qui è lo 003 Glossy Black, quindi non è un nero opaco, e io questa cosa non l'avevo letta, ma va bene, a me non fa differenza. Lo scovolino è così, se me lo mettesse a fuoco magari, vabbè, ed è rigido. Voi direte: ma sei pazza che l'hai preso rigido? No, in realtà dovete sapere che io sono una di quelle pazze squilibrate che si trova meglio con uno scovolino rigido piuttosto che uno morbido. Quindi io adesso vado a fare la mia bella riga di eyeliner e torno. Diciamo che non sono le linee di eyeliner più belle che io abbia mai fatto in tutta la mia vita, infatti penso che cercherò proprio di sistemare la situazione con Audrey di Iconica, che è un verde petrolio. Cercherò di sistemare il sistemabile, ma andata a sistemare ulteriormente la situazione applicando un po' di mascara, una passata del Ciglia Finte Farfalla di L'Oreal, che sapete essere il mio mascara preferito in assoluto. E adesso direi che è arrivato il momento. Dovrei iniziare a fare quei video ASMR, no? Tipo yes bitch. Allora, non delineo prima le labbra, raga, non delineo prima le labbra, non faccio nulla se non applicare direttamente questo qui in diretta con voi. Ok, raga, ho fatto ovviamente un esagerato overline, ma perché con questo tipo di rossetti, no, che sono dei rossi belli pieni, a me piace fare un bel po' di overline, ammetto. E cioè, restate fra i denti. Sì, tutto fra i denti. Allora, il risultato di questo rossetto è proprio assurdo, perché non ho ripoggiato lo scovolino all'interno del prodotto, quindi questo è tutto con una presa di scovolino, cioè ho fatto così, l'ho applicato e fine, non ho rifatto così e lo sono andata a sistemare, no, ed è veramente favoloso. Da questa parte c'è la parte lucida del rossetto, però detto onestamente a me non piacciono questi tipi di rossetti in versione lucida, perché
se il concept nasce opaco, io preferisco mantenerlo opaco. E niente raga, questo è un look un po' così, un po' colorato, anche perché ho applicato opera nella piega dell'occhio, quindi non lo so, io di questi prodotti sono piacevolmente sorpresa, ma non del tutto. Non sono stati dei flop, perché non lo sono stati minimamente. La fascia la sto perdendo nel frattempo, faccio un samurai. Ok, non sono stati dei flop, ma non sono nemmeno stati dei top. Forse il correttore va provato decisamente meglio durante l'arco della giornata, come anche il rossetto. La cipria stessa cosa, quindi cosa farò? Durante tutto l'arco di questa giornata, quindi andrò a mangiare, starò in compagnia, farò altre riprese, quindi parlerò tantissimo. Riprenderò tipo degli attimi per farvi un po' vedere la situazione del mio viso, di com'è, della base, del rossetto, anche dell'eyeliner, perché è importante sapere se un eyeliner alla fine dura oppure no. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, perché questo è un saluto, però successivamente vi metterò le ispezioni dei video durante la giornata. Io vi mando un bacione, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e magari di scrivermi nei commenti cosa ne pensate voi di questi prodotti, se li avete provati, se non li avete provati, insomma fatemelo sapere. E io vi mando un bacione, ripeto, ci vediamo al prossimo video. Questo è il look visto alla luce naturale. Ho alzato la persiana, anche se a breve la dovrò riabbassare perché devo girare un altro video. Questo è il rossetto. Questo invece è il resto della base. Vedremo come si comporterà durante la giornata. Allora raga, piccolo aggiornamento. Il rossetto dopo aver mangiato c'è. La cipria, non lo so, mi lascio un po' perplessa perché il correttore è andato tutto nelle pieghette, non si è fissato. Oh, la cipria non mi è piaciuta, vedete qui sono stralucida nonostante abbia fatto il soft baking.